Il regolamento di polizia locale c'è, l'articolo mirato ai parcheggiatori abusivi e le relative sanzioni pure, ma il problema rimane irrisolto sulle rive. A dimostrarlo queste immagini girate con un semplice smartphone in una sera dell'ultima settimana fra la stazione marittima e Piazza Unità. Solo in questo tratto se ne contano 8 ad indicare gli stalli a triestini e turisti e a chiedere denaro in cambio, spesso in modo insistente. A quanto pare conoscono esattamente gli orari più convenienti per palesarsi sul waterfront cittadino, nonché i momenti in cui è più facile non venire pizzicati dalla polizia locale. Il regolamento parla chiaro: è vietato indirizzare il veicolo negli stalli richiedendo una ricompensa in denaro o comunque proponendo l'acquisto di merce anche di scarso valore come collanine, braccialetti, libretti finalizzati direttamente o indirettamente all'ottenimento di un importo di denaro. È chiaro che i vigili urbani hanno un organico ridotto e non possono essere dappertutto, ma il problema segnalato ripetutamente alla nostra redazione nelle ultime settimane, ovvero con la partenza della stagione turistica vera e propria, appare lontano dall'essere arginato.